Amici di Planet Spin, vi porto con me in questa avventura unica nel suo genere. Sono stato contattato di recente da una persona che non ha voluto rivelare la sua identità, ma che ha voluto incontrarmi perché ha da fare delle rivelazioni a suo modo uniche nell'ambiente. Lui si definisce un boss locale. Io purtroppo non posso farvi vedere dove mi trovo. E venite con me in questa avventura, anzi abbasso un attimo la telecamera perché c'è qualcuno che mi sta osservando, mi stanno seguendo, mi hanno anche suonato. Provo a liberarmi di questa persona. Scusatemi, vi stavo dicendo, questa persona vuole incontrarmi da fare delle rivelazioni. Io mi metterò la telecamera nascosta e capiremo che cosa vuole dirci. Venite con me. Ci siamo appena incontrati in questo luogo e lui ha detto di seguirmi con l'auto. Vi faccio vedere soltanto un po' il tipo di macchina per... Guardate, sto facendo una strada serrata piena di polvere, mi sta portando in questo posto, mi incuriosisce sempre di più. Stiamo fermando, siamo quasi in aperta campagna, vediamo che succede. Allora ragazzi, abbiamo parcheggiato, sto scendendo sullo spot, vi faccio vedere questa persona di spalle perché ha deciso di non farsi riprendere in volto, ma io devo andare oltre me stesso e oltre tutto quello che può succedere. Ma chi è che voleva incontrare Gigino di Planet Spin? Chi è Gigino? Ma chi di sei? Planet Spin? Ah, ma questo è ma io lo conosco come Gigino Capapaiz, grande pescatore di sé. Eccolo, no, l'ho perso. L'ho perso l'altra volta. Ragazzi, aspetta il tempo che ti prendo un bassetto. Eccolo, guarda. Questo è pure grandicello, vedi? Vedi, vieni qua, ti faccio vedere come si pesca il bass. In ambienti selvaggi, non nei laghetti a pagamento, e tira pure bene. Peccato che siamo un po' troppo giù, non vorrei rompere. Ecco qua, guarda. Allora, qua ci sarebbero da dire tante cose. Sai innanzitutto dove ci troviamo qua, caro Gino? Innanzitutto complimenti per tutto quello che fai, perché veramente hai fatto un prodotto editoriale di qualità, come ce ne sono pochissimi in tutta Italia. Rilasciamolo su, guarda quanto è bello, guarda la qualità, queste sono acque libere e qua c'è una storia trentennale, guarda che colori eccezionali, puro, nonostante la storia di queste acque, puro. Lo mettiamo di nuovo in acqua. Black Bass, questo fino a 30 anni fa non sapevano manco che era qua, lo chiamavano spigola d'acqua dolce, ora ti racconto tutta la storia. Vai, metti in acqua. Lo andiamo a rilasciare. Vai. È partito. Partito, è partito. Allora ragazzi, ovviamente stavo scherzando. La persona che oggi incontro e che, ecco, vi presento qui sul canale Planet Spin non è niente di meno che Stefano Mondone. Benvenuto su Planet Ciao, Spin. Ciao, grazie Gino. Sono tanti anni che... Grazie Luigi di questo invito. Sono onorato, una bellissima serata di fine estate ed è un piacere, tu ti mantieni sempre giovane, io no, purtroppo. No, anche qualche capelluccio l'ho perso, non ti preoccupare. Sei ben piazzato per il resto. Ragazzi, in questo video con Stefano capiremo un po' la storia e l'evoluzione del bass fishing in Campania, perché Stefano, dovete sapere, poi nel corso del video vi presenteremo meglio Stefano e faremo conoscere meglio chi è Stefano. È uno delle persone che da quando è nato il bass fishing qui in Campania si è evoluto. Lui ha seguito tutta la storia dell'evoluzione, anche diciamo il primo bass in Campania l'ho pescato io con... ha fatto parte proprio della storia e quindi con Stefano il primo bass in Campania, lo che possiamo definire il boss del bass fishing in Campania. Thank you.
facciamo conoscere ai nostri amici chi è Stefano Montone, un po' la tua storia nel mondo della pesca. Stefano nasce come un pescatore prima di tutto e poi ecco, ha avuto delle collaborazioni anche dal punto di vista editoriale, no? Con delle riviste. Stefano, raccontaci un po' la tua storia. La mia storia come pescatore nasce il giorno che sono nato, praticamente, il 7 dicembre 68. Sono nato già con una canna in mano. E diciamo, intorno agli anni 90, quando già svolgevo attività di giovane giornalista, ho intrapreso una collaborazione con l'editoriale Olimpia, che poi è fallita, era quella che faceva Pescare, Pescare Mare, Pescare Carpacino, insomma faceva tantissime riviste praticamente. E ho avuto una collaborazione di 10 anni con loro, ho fatto diverse spedizioni di pesca in giro per l'Europa, l'ultima sarei dovuto andare in Africa, ma poi ha chiuso l'azienda praticamente e tutto è saltato. Anni fa ho creato Campania Fishing, dove ci siamo conosciuti praticamente, e ora pesco solamente per diletto. L'attività di giornalista la faccio sempre, sono il direttore della Rampa, che sicuramente conoscerete tutti quanti, che è uno dei primi 10 siti in Campania di informazione, però la pesca ce l'ho sempre nel sangue, ragazzi. Io sto senza pescare, io muoio e me lo sogno di notte e inizio a essere nervoso e inizio, ecco, ma quando uno ci manca la droga allora devo venire a pescare. Ma vedete, questa è una condizione stupenda, questo tramo, questo raggio di sole che scende con quest'acqua così è stupenda. Allora, chiediamo a Stefano tutte quelle domande che, diciamo, noi pescatori della zona vorremmo sapere, ma che nessuno mai ci ha confidato, perché forse nessuno mai le conosce nemmeno, chiaro, queste cose. Perché se non vai a chiedere nei posti giusti. La domanda delle domande, a prescindere dall'Italia, come è arrivato il bass, ma qui in Campania, Stefano, come è arrivato il bass e quando è arrivato il bass? Il bass arriva in queste acque quando queste cave vengono dismesse per l'estrazione della sabbia. E queste hanno avuto il boom tra gli anni 60 e gli anni 70 praticamente. Calcolate che tutto il Vomero, mezza Campania, è stata costruita con la sabbia tirata fuori da queste cave, ne sono tantissime. Quando si sono esaurite e hanno raggiunto praticamente la falda acquifera, quella hanno intercettata, si sono riempite e l'attività, eccolo, ah, l'ho perso. L'attività praticamente si è interrotta. Queste cave sono state lasciate così. Erano un posto bellissimo, ve lo devo dire, acqua limpidissima, ancora oggi ce ne sono alcune di acqua limpidissima. Come arriva però il bass qua? Cioè dagli Stati Uniti, dalla Florida, lo ritroviamo qua, a Castel Volturno. A Pineta Mare c'erano gli americani della NATO, tra loro c'erano alcuni pescatori. Hanno importato praticamente in dei barili con gli ossigenatori dei piccoli black bass, degli avanotti. Li hanno messi qua, venivano a pescare la sera perché loro abitavano a 1 chilometro in linea d'aria, praticamente a Pineta Mare. Li hanno seminati e piano piano la natura ha fatto tutto il resto. Da una vasca, ogni volta che c'erano le inondazioni che le vasche collegavano tra di loro, l'ha portato dappertutto, l'hanno portato dappertutto. Allora, Stefano ci racconta che gli americani, ecco, sono stati coloro che hanno importato i militari i Marines. I Marines della NATO, che fanno base qui a Castel Volturno. No, erano a Castel Volturno, adesso sono a Gricignano. Si sono diffusi. Prima stavano in un altro immobile, sempre dei Coppola, le famose torri che poi furono abbattute col tritolo praticamente. E che storia che arriva fino ai giorni nostri, perché ancora adesso tante diciamo zone degradate, ecco, sono visibili ancora tutt'oggi, no? Quelle zone lì. No, è tutto abbandonato, è tutto abbandonato. Pieno di senza di prezzi. Stefano, di che anni stiamo parlando, quindi? Allora, stiamo parlando degli anni 90. Un amico, Gino Scala, viene da me, mi porta un pesce nel secchio, dice: Stefano, ho preso un pesce in un posto
non so che cosa sia. Siccome io faccio spinning da una vita e scrivevo, leggevo, ho detto questo è un black bass, però il black bass era appannaggio esclusivamente del nord Italia. Infatti quando si è iniziato a diffondere nel sud Italia, in Campania, c'è stata proprio una politica per evitare che si diffondesse, perché l'indotto economico che derivava dal black bass volevano tenerselo tutto a nord. Anche una grandissima organizzazione italiana di spinning si è messa a fare la guerra affinché noi non promuovessimo la pesca del bass qua in Campania e poi in tutto il sud Italia praticamente. Quando poi sono usciti i mostri da qui dentro, perché ci stanno i mostri, oggi è più difficile pescarli, hanno imparato anche loro praticamente, ma all'inizio abboccavano a qualsiasi cosa, mettevi la mano in acqua e venivano vicino praticamente. Oggi sono molto 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 più furbi, hanno preso la laurea pure loro. Ecco qua. I primi black bass. Sì, che poi... Qua lo chiamavano la spigola d'acqua dolce, addirittura qualcuno chiamava il black and white. Quando noi dicevamo, guarda, si tratta del largemouth bass, così così, la gente ci guardava così, e che? Ma che state dicendo? Ma siete sicuri? Noi sappiamo che sono le spigole d'acqua dolce. Beh. Ok? E raccontavano queste storie così. Poi si è evoluto, poi si è arrivato tu dopo qualche anno, poi io ho abbandonato, diciamo, l'attività e il percorso, mi sono dedicato alla pesca per diletto, perché anche nella pesca si può dire che c'è un sacco di cazzimma, un sacco di gente cattiva che ti mette il bastone tra le ruote e invidio. È vero, no? Tu mo c'è un canale, lo sai benissimo. Diciamo che questa è un po' la storia di tutto quello che viene pubblicato sul web. Ci sta una fetta di persone che ti seguono e apprezzano quello che fai, e ci sono anche delle persone che un po' per invidia e gelosia, oppure perché si sentono minati sul loro territorio, cercano di, come dicevi tu, di metterti i bastoni tra le ruote, però fa parte della vita, no? Fa parte della, però noi ci stiamo divertendo qua. Non è che siamo, è una passione. Ci dobbiamo mangiare i milioni di euro. È vero, ed è una cosa brutta. Pertanto io ho preferito, guarda che cacciate, guarda, è una cosa pazzesca. Ho preferito pescare per diletto, e ti devo dire la verità, da quando pesco per diletto, e non perché devo fare video, devo scrivere gli articoli, io sto assai meglio. Mi faccio delle pescate a edging che non hai idea, e delle pescate a bassa ogni tanto. Eccolo qua, vedi? Parlare con Stefano di pesca, ci si divaga, ecco, tra il bass, edging, si parla praticamente di 360 gradi. Questi perché sono combattivi, voglio dire, quelli dei laghetti privati, tu un bassetto del genere se ne viene appeso morto, questo ha preso, mi sa che... Ecco qua, un bassetto del genere tira come un animale, ma guarda quanto è bello! Che bella livrea, Stefano. Guarda quanto è bello, com'è puro, eppure in queste acque ci hanno sversato di tutto. Infatti mi dai il là per farti prossima domanda. La prossima domanda che facciamo al boss del bass fishing in Campania. Quella, come non ingarbugliare, non te lo so dire, perché ogni tanto si ingarbuglia. Ecco, ci sono stati due fattori che hanno contraddistinto sia in maniera positiva che in maniera negativa lo sviluppo del bass fishing qui in Campania. Quello che ha influito in maniera negativa è l'inquinamento. Certamente. Di queste zone, no Stefano? Allora, qui la strada che porta qui è quella che si vede nel film di Gomorra, quando il ragazzo scende dalla macchina e cambia idea, vuole tornare a fare il pizzaiolo. E Garrone ha scelto questa zona perché qui effettivamente si sono verificati quegli episodi. In questi 30 laghetti sono stati buttati fusti di non si sa che cosa. I fanghi delle scorie di lavorazione del cuoio di Santa Croce dell'Arno le ho visti io, le ho pescate io all'angoretta, scorie di fonderia, vernici. Una volta stavamo pescando su una cavetta più piccola di là, la prima cavetta ho pescato, ho preso il mio primo bass in vita mia, l'ho preso a galla con un popper, sotto i piedi sentivamo crack, 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 crack. Che cos'è questo crack? Era disseminato di rifiuti ospedalieri degli ospedali del napoletani. Non trattati. Non trattati, invece di incenerirli li buttavano lì.
E insomma, qui è stato buttato di tutto e di più. Ora, fortunatamente, la natura sembra essersi ripreso il suo posto e soprattutto la zona non è più abbandonata. Come vedi, in alcuni laghi ci hanno fatto delle attività. Sì, è vero. Delle attività commerciali molto belle. Anche turistiche. Molto turistiche, anche di lusso, diciamo. Sì. E hanno recuperato praticamente... Io mi ricordo questa cava qua, una volta è diventata giallo limone, non so che cosa gli hanno scaricato, è morto tutto quello che c'era. Poi la natura è stata più forte dell'inquinamento e oggi ogni tanto un lancetto, prendiamo qualche bassa all'arcio e ci divertiamo. Invece per quanto riguarda gli avventi, ecco, che sono stati propositivi per lo sviluppo del bass fishing in Campania, è stata l'introduzione, secondo il mio punto di vista, del belly boat, perché ha permesso l'accesso lato mare, diciamo, se così si può definire, in tanti posti dove è veramente era ed è ancora tuttora difficile pescare dalla riva. Quindi tu che hai vissuto l'avvento di questo natante. Io l'ho vissuto circa 25 anni fa qua ed è una sensazione bellissima pescare qui dentro col belly boat. Sono stato il primo a metterci il motore dietro in modo artigianale, ti ricordi, c'è anche qualche foto, ed è una sensazione stupenda. Il belly boat è stata una grandissima soluzione anche per chi attori come me. Pensa che io adesso ho preso un belly boat che porta fino a 200 kg, ci vado dentro alla grande praticamente. Sì, perché diciamo che per quanto riguarda il belly boat qui a Castel Volturno ha favorito anche l'introduzione nel circuito nazionale delle gare e delle competizioni. Esatto, ma quello viene dopo, non l'ho seguito più quel periodo lì, però so che fanno dei... ha avuto un grande sviluppo e tuttora, ecco, in questi mesi si svolgono i campionati, che sono molto molto seguiti. Quindi nel corso degli anni c'è stato questo sviluppo che possiamo notare in costante evoluzione tutt'oggi. Facciamo qualche lancetto al tramonto, che solitamente è l'orario migliore, no Stefano, per insidiare anche qualche bass. Diciamo qua, sì. Diciamo, vediamo. La sensazione del pesce al tramonto è più gustosa, diciamo. Poi è una questione di gusti, dice, ma la pesca è sensazione. La pesca è sentimento. La pesca è passione. La pesca è battito cardiaco che si accende improvvisamente. Ma... a volte mi chiedono i giovani che... eccolo qua, anche bellino. A volte mi chiedono, ma tanti giovani lo capiscono che in questo momento sale eccolo l'adrenalina, qua. Che il corpo produce adrenalina. Stefano, ma... è bellissimo. Ma come sbaglio bello? Questo che è più grande del tuo? A me pare, come qua, mi sembra identico, però è bellissimo. Bel basso. Bellissimo, bellissima emozione. Diamogli la libertà. Subito. Allora ragazzi, siamo alle conclusioni finali. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Per il momento da Luigi, da Stefano è tutto. Un bacio ragazzi, andiamo a piscare, voglio, non vi guardate sulle viti, andiamo a piscare. Ciao ragazzi, al prossimo video.